Salve a tutti ragazzi, sono Q5, come vi dissi nel primo video. Oggi siamo nuovamente su Competitive Clash Royale. Raga, allora, sta stagione è fighissima. Non per l'arena, perché non mi piace. Non per il pass, perché non mi piace. Manco per le torri, perché non mi piacciono. Ma per la nuova carta che hanno introdotto, che è veramente, devo dirlo, una delle più bilanciate che hanno aggiunto quest'anno. E oltre, vabbè, l'arciere pirotecnico, la guaritrice è rotta, il golem di Elisir è ancora rotto, quindi la top 2, diciamo, delle due carte più bilanciate che hanno messo appunto quest'anno. E io in questo mazzo diciamo che le ho tutte e due le più bilanciate di quest'anno, vedi, del 2020. Praticamente, cioè, io pensavo fosse una carta del cazzo, perché ho detto costa 4, c'ha meno vite dell'arciere magico, è inutilizzabile. Poi ho detto, cazzo, però io ho una carta da 3, che sono gli arcieri, che costano, ok, uno di meno, ma non fanno danno ad area, hanno meno vita e hanno meno danno. Per uno in più di Elisir, secondo me, sarebbe un'ottima alternativa agli arcieri. Tant'è che io che ho fatto? Io ho sostituito gli arcieri. E se notate, qui ho l'arciere pirotecnico e manca una carta. Se siete dei veterani in questo canale, vi sarete accorti sicuramente che la carta che manca è il mago. Solo che se io avrei lasciato il mago in questo mazzo, innanzitutto il mazzo mi sarebbe costato molto, ma molto, ma molto di più. Un costo, diciamo, medio-alto. E io non lo voglio medio-alto, lo voglio medio. E diciamo che l'arciere pirotecnico lo volevo alla fine, come dire, introdurre all'interno di questo mazzo una volta maxato, ma già al 12 va bene, cioè, nel senso, basta che non è al 10, ci siamo capiti. E diciamo che per questo range di coppe direi che va più che bene. Se l'altro c'ha un tronco al 12 o al 13, non mi ricordo se al 12 o al 13, comunque lo sciotta. Però vabbè, dobbiamo un attimo anche cercare di come dire, di accontentarci, perché non è facilissimo avere il tronco al 13, cioè bisogna avere due attributi grossi come due case. Quindi, cioè, io direi che l'arciere pirotecnico lo sostituiamo al mago. Costa di meno, fa più o meno lo stesso lavoro ed è secondo me molto più versatile del mago. E praticamente, come vi dissi nell'altro video, è un farm value pazzesco, nel senso che voi ne buttate 2, 3, 4. Ciclate il mazzo, questa qua è ancora viva perché c'è il rinculo e torna indietro. Potete metterne 2 o 3 di fila, cioè veramente una carta spettacolare, una carta molto bilanciata, molto bilanciata. Anche i draghi d'ossa sono molto bilanciati e vabbè, adesso in questa stagione c'è l'oro di livello 13, perché come le torri di livello 13, facciamo un attimo un confronto se non mi credete. Allora, qui abbiamo, io sto facendo a livelli da torneo, a livelli da sfida, vedete sotto, 142 di danno e 440 di punti ferita. Possiamo anche guardare solo questo. Ricordatevi, 440 punti ferita e 142 danni. Andiamo dagli arcieri, che sono spariti. Ok. E hanno 252 punti ferita, la metà, 89 di danno, praticamente è niente in confronto. E anche maxati, cioè, gli arcieri maxati fanno danno, fanno meno danno di un drago infernale, cioè di draghi d'ossa, non so parlare, scusate, dei draghi d'ossa a livello 9, quindi a livello da torneo, il che è una cosa pazzesca se ci pensate. E niente, io direi di catapultarci subito sulla prima battaglia. Comunque secondo me è una carta molto particolare, che secondo me verrà anche introdotta, non dico nel meta game alto, ma in un range tra le 5.000 e 6.000. Secondo me lo vedremo molto, ma molto, ma molto spesso questa tipologia di carta. Ok, lui ha l'ariete da battaglia. Adesso dobbiamo cercare di capire, ok, come muoverci. No, mi si è attivato Google, no? Ho detto ok perché, vabbè. Che è successo, raga? Aspettate. Assistente Google, non l'avevo attivato davvero. Bellissimo.
Vediamo se riesco a proteggerlo. No, non ce la faccio perché sono troppo veloci. Anche il fatto della velocità, raga, è tanta roba sta carta, secondo me. Secondo me sta... Bello! Bello, bellissimo! Non l'avevo mai visto dorato, rosso. L'ho sempre visto dorato dalla mia parte. Bello, bellissimo, bello, bello, bello. Cioè, vedete, raga, anche sta cosa, comunque, che i punti stella sono stati... Cioè, sono stati introdotti quasi 2 anni fa, praticamente. Un anno e mezzo fa. E io non so ancora tutti i punti stella, cioè tutte le... gli stili delle carte. Va che... Cioè, guardate che è una cosa bella, se ci pensate, perché... Toglie un po' di monotonia al gioco, anche se in realtà la fuffa qua è sempre questa. Però vabbè, c'è chi non la pensa come me, vabbè, ognuno è libero di pensare un po' quello che gli pare. Ok, qua ci siamo comportati, non dico bene, ma abbastanza bene, perché quella macchina volante adesso mi prenderà la fuorilegge se tutto va bene. Perfetto, lui sta cercando di difendersi con le unghie e con i denti, perché non vuole assolutamente prendere danni in torre, e io lo capisco. Ok, qua basta solo difendersi dei barbari, perché il cannone ha fatto, cioè ha distrutto il... Ok, no. Ok, sta partita è particolare, lui c'ha un mazzo veramente molto 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 particolare, che non ho mai visto da nessuna parte, però... È abbastanza interessante come mazzo, vi dico, a parte per lo specchio, che io sinceramente utilizzerei altre carte. Il suo mazzo non è un mazzo... cioè è un mazzo anche carino da utilizzare, il suo, secondo me. Quello non si può vedere però al 10, fratello. 10 no. Vediamo se te lo riesco o no, cazzo. Sono abituato con gli arcieri, raga. Cioè, capitemi. Ok. Zap così a muso proprio, perché l'ho buttata perché non sapevo che cazzo buttare. Mi sa che ho pure sbagliato. Mi sa che la zap non serviva assolutamente, anzi direi che l'ho buttata proprio. Io direi di resistere ancora così 1 minuto e 40, per il semplice motivo che la mia torre è più alta. E se io con la torre più alta riesco a raggiungere la fine dei supplementari, mi danno lo spareggio e vinco. Chi ha la torre più bassa perde. C'ha il mortaio, raga, ma che cazzo di mazzo sta qua? Mai visto un obbrobrio così? Mai. Obbrobrio. Cioè, è anche carino da utilizzare, perché nel senso... Ci sono due carte che a me piacciono molto personalmente, che sono l'ariete e il cannone a rotelle. Mi si è bloccato. Ok. Ho difeso, non so come, raga. Ho difeso come potevo, perché più che altro non avevo modo di difendermi in questo frangente di partita. Lui continua imperterrito con gli arieti, ma non ha capito che gli arieti glieli fermo. O vuole beccarmi fuori ciclo, quando non ho le carte. Guardate lui cosa sta facendo, cioè... Lui cerca di andarmi sopra con lo specchio. Non si gioca così con lo specchio. Non ti faccio arrivare il mortaio in hit. Ma secondo te, frate, ma siamo realisti, dai. Ma secondo te, no? Ti faccio arrivare in hit con quelli io. Mancano 10 secondi all'overtime. Io ho la torre più bassa, cioè io ho la torre più alta. Quindi io direi che questa partita l'ho stravinta. 2-1, ho vinto, basta. Bella per te. Brucia male. Rimani folgorato malissimo, perché ho vinto. E neanche di poco ho vinto, eh. Ho vinto veramente di un bel po'. Eravamo pari sul lato destro a livello di punti ferita di torri, quindi direi che ce la siamo giocata... Scusate. Ce la siamo giocata relativamente bene. Qua c'è una ricompensa che prendiamo subito. Cosa sto facendo? Vorrei un attimo vedere se sono in record. Vabbè che lo capisco anche dalla home, ma voglio vederlo più qua, cioè di qua, perché è più figo. Stagione attuale, record stagionale 5131, siamo a 5131. Si può vedere anche dalla riga qui, dalla riga quella del cammino dei trofei.
Ok, siamo contro un brasiliano, perché ha lo stemma del clan brasiliano, quindi presumo sia brasiliano. Ha un clan molto scarso in war, o magari forte, creato l'altro ieri, può anche essere. Mi si è bloccato il gioco, adesso è ripartito. A volte capita, raga, scusatemi davvero, però non posso farci assolutamente nulla. Quando comprerò un telefono nuovo, allora ne riparleremo. Però per adesso... Vediamo se riesco a tankarlo. Butto un mago elettrico, guardate. No, boia. Cazzo. Ah! Vabbè, oh, siamo in netto vantaggio. Gli abbiamo addirittura fatto due torri. Sta cosa mi fa sperare, perché comunque... Allora, di solito comunque quando si hanno le torri di pari punti ferito, comunque si hittano due torri anziché una, non è un bene ma è un male, perché comunque ci vogliono sempre più attacchi, diciamo così, per... Invece se lui si concentra su una torre, ti fa quella torre e tu non hai ancora fatto una. Ti stavi concentrando su due, effettivamente, no? Non so se mi sono spiegato, comunque quello è il concetto, cioè... non me li sciotti con le frecce, non sono gli arcieri. Non sono gli arcieri e io vado a destra. Io qua sto cercando di distrarlo, raga, cioè... cazzo ti ridi, cioè... Ok, metto... Vai un altro, perfetto. Adesso sì che possiamo dire di essere in vantaggio. Mettiamo la fuorilegge qua, perché la fuorilegge qua ci sta. Cazzo, raga, scusate. Mi si è informicolata la mano. Ah, puttana merda, che male. Eh sì, sono da 2 minuti, cioè 2 minuti, un cazzo. Sono da 5-6 minuti così, quindi mi si è paralizzata un attimo la mano. Allora, io direi di splittare qua i cuccioli qua di drago. Draghi d'ossa, non mi ricorderò mai il nome. Non li avrei chiamati draghi d'ossa io, manco quel cazzo, però vabbè. No, se no, cioè, il concept è carino, però... Non è veramente una bella carta, bilanciata, e io non riesco a giocare, vabbè. Ma vai con comodo, eh. Cioè, tanto voglio dire... Ok. Siamo più o meno pari. Vediamo se riesco a fare una delle mie giocate che... Tu difendimi quella adesso. Tu non me la difendi quella. Nel caso me la difendeva con un mini pack, riuscivo a metterlo in tempo, io c'avevo il cannone a rotelle. Quando il mini pack si allontanava, buttavo il cannone a rotelle e dritto in torre non lo fermavi più. Neanche se ci buttavi due rocket e un fulmine lo fermavi. Magari con due rocket e un fulmine forse sì. Però vabbè. Ci prendiamo un'epica nuova. Cioè nuova. Ok, principe o barile, barbarico, io direi di prenderci il barile barbarico, perché ce l'ho il livello più basso. Che livello ce l'ho? Al 12 questo. No, all'11, ma cosa? Ah, giusto, 100, minchia, raga, un po' di Alzheimer ce l'ho anch'io certe volte. Facciamoci l'ultima, siamo a 5160 trofei, magari questa volta riusciamo addirittura a fare le 5000... No, eh? Quasi 5100. Meno male che non ho buttato il principe nero, raga. Meno male che non l'ho fatto. Il principe nero mi countera quasi alla perfezione, quei cosi. Io questo però voglio shottare prima del tempo. Affanculo, si è buggato. Se non si buggava, riusciva ad arrivare intorno. Perché ha dovuto fare quel mini giretto intorno? Che palle. Adesso se arrivo a 10 e non butta niente, io metto i draghi, eh. Ok, buttiamo i draghi. Scusate se sono rimasto così per un quarto d'ora. Raga, capitemi, però c'ho la mano che è a puttane. Capitemi. Allora. Ole. Mamma mia, che giocatore! Che giocatore! Guardate qua! Guardate qui che giocatore! Che bella la torre sotto i 1000. Quando vedi la torre prima sui 1000, poi quando butti una carta da 5 sono sotto i 1000, veramente ti viene una soddisfazione incredibile, perché non è un domatore che tu lo butti e fa tutto lui, cioè devi metterlo nel momento esatto il cannone a rotelle per essere
considerata, diciamo così, win condition, perché sennò il cannone a rotelle in torre non ci si arriva, cioè non ti arriva. Avete visto quello di prima? Quello di prima, evidente, quello con lo specchio e i mascalzoni, per intenderci. Quello lì che buttava l'ariete con lo specchio, uno stronzo incredibile. Vabbè, comunque lui non sapeva utilizzare al massimo il cannone a rotelle, perché ok, ce l'aveva maxato e tutto quanto, ma non lo tirava al momento giusto, nel senso, se lo tirava al momento giusto lui mi inculava, perché comunque mi prendeva in un momento in cui ero sotto di Elisir, magari avevo appena buttato anch'io il cannone a rotelle dall'altra parte, lui me lo buttava dal lato destro, nel senso, mi inculava bellamente. Non è che dobbiamo stare qua a dirci stronzate, se è così è così. Allora io direi di ributtare di nuovo, ok, va bene, giochiamo così allora. Va bene, vabbè, tutto quello che ti pare, butta tutto quello che vuoi. Però ci sono riuscito. Ok, tu mi hai buttato quello, va bene, va bene. Non ci preoccupiamo troppo. Ok, adesso possiamo cominciare di nuovo a preoccuparci, perché qualcosa tanca. Mi sa che questa l'abbiamo persa. Bellissimo, per un mio errore. Vediamo se riusciamo a recuperarla. No, ho sbagliato. Merito di perdere questo. Ho sbagliato. Dalla fretta ho buttato il cannone a rotelle anziché la zappa. Ho sbagliato. Stra sbagliato. Vabbè, rip. Cazzo. Fatto il figo fino adesso. Non sei capace. Mi sono perso. Visto, è figura di merda proprio. Meno 23, dai, però non ci ha tolto poi così tanto. Voglio vedere che livello era questo qua, a livello di trofei. Non stava neanche messo, cioè sono più forte io praticamente. La sua stagione migliore è 5.824. Mi pare che ho sfiorato le 6.000. Vorrei dire stronzate. 5.915. Quindi sì, paradossalmente sono stato, cioè, sono più forte io, nel senso. Allora direi, raga, per riscattarmi da questa partita qui ne facciamo un'altra, davvero l'ultima, perché poi direi che siamo oltre il limite massimo, perché come l'altra volta il video, scusate, il video dei 3 anni del canale, che ho dovuto splittare il video in 2 parti perché era infattibile, sennò. Lì, raga. Ok, Gran Cavaliere. Se vi dico che questa qua l'abbiamo persa, voi ci credete? Perché io vi giuro, raga, non c'ho niente contro il Gran Cavaliere e mi ha beccato fuori ciclo. Perché io, cioè, non è che non ho niente contro il Gran Cavaliere, le carte le avrei, tipo il Principe Nero, il Cannone a Rotelle. Il problema è che il cannone a rotelle non ce l'avevo, il principe nero l'avevo appena buttato, quindi mi ha beccato proprio nel momento perfetto. Ok, quello che volevo fare l'ho fatto. Quella lì in teoria dovrebbe dare un hit, non lo tira perché ci butta le frecce. Brutta anche questa, questa è proprio brutta. Questa è davvero brutta, ma proprio brutta, sapete quando c'è brutta? Cioè, peggio, cioè, veramente, peggio dell'inferno sta partita. Splitta. Lui qua ha sbagliato, raga. Qua ha sbagliato tantissimo lui. Se non ha il Gran Cavaliere, lui è rovinato qua. Infatti, lui ha sbagliato. Perché mi ha messo la torre infernale? Per quale arcano motivo tu mi hai messo la torre infernale lì? Qual è stato il suo scopo? Morire? Ok, ma hai difeso le uniche carte, le poche carte che c'avevo, ma tu devi fare il conto dell'elisir che butti, fratello, se no non ci siamo. Io qua ho buttato 6 per una carta da 5, sono ancora dentro, tanto fra 10 secondi l'overtime si recupera tutto l'elisir perso, non vi preoccupate, non ci preoccupiamo troppo di questo. Ok, non mi attivi neanche la centrale, va che lusso. Ok, tu mi muori, io però ti butto questo, così almeno non spreco neanche troppo elisir. Ti splitto i draghi perché tu non mi stai buttando niente. È da giocare questa partita, dobbiamo stare stra attenti al a quello, al rospo negro che salta, per intenderci. Cazzo di rospo. Ok, tu così, orca puttana, il principe a sinistra non l'avevo visto. Ok, però lui mi ha fatto danni in torre a destra. No, raga, da vedere questo, perché è veramente molto complicata. Come fai a giocare il principe col Gran Cavaliere? Come cazzo fai? Ma come cazzo giochi?
Ma non si gioca così, frate, ma non si gioca così. Ok. Niente, raga, mi sa che mi ha vinto anche stavolta lui, perché comunque non riusciremo mai a difenderci, ci rendiamo conto. No, raga, gliela lascio. Gliela lascio, ha vinto, è stato bravo. Ah, mi ha sbagliato quel piccolo errore all'inizio, quello della torre infernale. Se sfruttavamo meglio il nostro vantaggio, il suo errore, forse riuscivamo a portarcela a casa. Ma io penso di aver spinto al massimo quando lui ha fatto quel piccolo grande errore, diciamo. Credo di aver spinto al massimo perché gli ho buttato cannone rotelle e principe nero. Quindi io penso anche che sia riuscito un minimo a difendersi e a contrattaccare. Non aveva il gran cavaliere in ciclo, ok, però comunque è riuscito a difendersi. Quindi è stato quello lui che ha sfruttato anche per rimediare appunto al suo errore. Ci è riuscito molto molto bene. Congratulazioni. E niente, raga, 4 partite abbiamo fatto oggi, 2 vinte, 2 perse. Vabbè, raga, non possono essere sempre tutte vinte, purtroppo. Però va bene, sono veramente 2 vinte, 2 perse. Mi sto inventando stronzate io. Sono 2 vinte, 2 perse. Ok, questa qua non si conta. 2 vinte, 2 perse. Va bene, dai, raga, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao ragazzi.